Caso malaria, arriva in procura la relazione degli esperti dell'Istituto di Medicina Legale di Verona. La perizia conferma quello dell'Istituto Superiore di Sanità. Errore ospedaliero. Il Libercaffè chiude i battenti prima del previsto, non arriva a fine anno. I gestori spiegano, Piazza Dante è deserta, in un giorno incassati 80 euro, situazione impossibile. Uccise la moglie, la Corte di Cassazione conferma la condanna a 30 anni di carcere per Marco Quarta. L'uomo di Zivignago aveva sferrato a Carmela 15 coltellate. Furto del bambino Gesù dal presepe di Piazza Duomo, interviene anche il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Chi ha rubato il bambinello a Trento è un malato di mente. Cocaina in Val Sugana, arrestato anche un imprenditore che la teneva nel cassetto della scrivania. Oltre 2 ettari di sostanza sequestrata in 2 operazioni messe a segno dalla questura.